Circa 60.000 canadesi hanno un ictus ogni anno. Un ictus è una lesione ad una parte del cervello. Si verifica quando qualcosa va storto nel flusso del sangue al cervello. Ci sono due tipi di ictus. Un ictus ischemico si verifica quando un'arteria per il cervello si blocca. Un ictus emorragico si verifica quando un'arteria per il cervello scoppia o sanguina. In entrambi i casi, la parte del cervello danneggiata dell'ictus può influenzare il modo in cui uno si muove, pensa, vede e parla. Per individuare i segni che qualcuno sta avendo un ictus, chiediti: ha la faccia cadente? Può alzare entrambe le braccia? Farfuglia o parla in modo confuso? Se è così, bisogna chiamare il 911. In inglese si pronuncia FAST. Esistono alcuni fattori che aumentano il rischio di avere un ictus che noi non possiamo modificare, tipo l'età, essere uomo o donna, la razza o la storia familiare. Ma ci sono fattori che possiamo modificare, come gestire determinate condizioni mediche e fare scelte di vita sana. La fibrillazione atriale, la pressione sanguigna alta, le malattie cardiache, gli alti livelli di colesterolo cattivo, la mancanza di esercizio, il diabete, il fumo e l'uso dell'alcol sono tutti fattori di rischio. La fibrillazione atriale è un battito anomalo del cuore. Spesso non ce ne accorgiamo. Nel cuore possono formarsi dei coaguli quando il sangue non scorre normalmente. Questi coaguli possono essere pompati nel corpo e raggiungere il cervello causando un ictus. Dopo un ictus, potrebbero chiederti di indossare un monitor Holter per vedere se hai la defibrillazione atriale. In questo caso, il dottore potrà chiederti di assumere dei farmaci come un fluidificante del sangue. L'ipertensione è uno dei fattori di rischio più comuni dell'ictus. Il numero più alto è la pressione dei vasi sanguigni mentre il sangue viene pompato dal cuore. Il numero più basso è la pressione dei vasi sanguigni mentre il cuore è a riposo. Tieni un registro della pressione sanguigna, la data e l'ora del giorno, e di qualsiasi fattore che possa influire sulla pressione desiderata, tipo esercizio e stress. Il colesterolo si riferisce alla quantità di grassi nel sangue. Il colesterolo cattivo provoca accumuli nelle pareti delle arterie, mentre il colesterolo buono aiuta a portar via il colesterolo cattivo. Potresti essere a rischio di ictus se hai troppo colesterolo cattivo e non hai abbastanza colesterolo buono nel sangue. Chiedi al tuo medico di controllare i grassi del sangue ogni 3 a 6 mesi. Le persone che hanno il diabete sono anche ad alto rischio di ictus. Assicurati di controllare gli zuccheri nel sangue, in quanto livelli troppo alti o troppo bassi possono causare altri problemi di salute. Mangiare sano, essere attivi, gestire il proprio peso e assumere i farmaci come prescritti sono tutti modi per aiutare a gestire la pressione sanguigna, i livelli di colesterolo e il diabete. Russare molto, avere pause nella respirazione o ansimare per mancanza d'aria nel sonno possono essere segni di apnea notturna. L'apnea notturna può aumentare il rischio di ictus. Se hai di questi problemi, consulta il tuo medico per uno studio del sonno. Attenersi a uno stile di vita sano può ridurre il rischio di ictus. Fai attività per almeno 30 minuti, 5 volte a settimana. Fai una passeggiata una volta al giorno, possibilmente fai le scale e passa meno tempo davanti alla TV. Molte persone fanno molti tentativi per smettere. Non sentirti frustrato. Continua a provare. Se senti il bisogno di fumare, ci sono programmi e altre opzioni per aiutarti a smettere. Bere più di un bicchiere standard o due di alcolici al giorno aumenta il rischio di ictus. Dopo un ictus, è importante non bere per il primo anno, per aiutare il cervello a riprendersi. Se prevedi di tornare a bere alcolici dopo un certo recupero, assicurati di parlarne con il tuo medico. Alti livelli di stress possono aumentare il rischio di formazione di coaguli nel sangue. Tutti abbiamo dello stress nella nostra vita, quindi è importante trovare modi per fronteggiarlo, tipo la meditazione, l'esercizio o passare del tempo con i propri cari.
Una sana abitudine alimentare include fare attenzione a cosa e quando si mangia. Per alcune persone, il troppo sale può aumentare la pressione sanguigna. Pertanto, pensa a come limitare la quantità di sale presente nella tua dieta. Leggi le etichette degli alimenti per controllare il contenuto di sale. Per gestire il tuo colesterolo, cucina usando carni meno grasse. Usa grassi salutari come l'olio d'oliva ed evita gli alimenti con grassi trans e saturi. Includi alimenti ricchi di fibre come frutta e vegetali. Per saperne di più sul mangiar sano, consulta un dietologo. Apportare uno o due cambiamenti a settimana è un ottimo modo per iniziare. Ora che hai capito cos'è un ictus e quali sono i fattori di rischio, prova a chiederti: cosa farò diversamente? Con chi posso parlare di questi cambiamenti? Non scordare di dare uno sguardo al prossimo video della serie, Recupero dopo l'ictus.